stato bello, bellissimo. È stata un'esperienza che mi ha insegnato un sacco di cose su me stesso, principalmente perché, insomma, era la prima volta che recitavo così tanto tempo, per un ruolo così presente. E quindi è stata proprio un'esperienza anche a livello proprio di anche come fatica sia mentale che fisica, tipo di concentrazione, veramente nuova sotto tantissimi punti di vista. Lo dico e lo ripeto sempre, la cosa più veramente la fortuna più grande è stata trovare persone super professionali, super professionisti, però allo stesso tempo alla mano. Tutti molto giovani, tutti molto entusiasti, e quindi mi hanno fatto proprio al 100% innamorare di questo mondo che per me è comunque ancora nuovo. E mi hanno fatto vivere tutte le ansie, tutte le responsabilità che sentivo come in realtà forma di adrenalina per rendere ancora meglio. Quindi questo credo sia. Non credo capiti sempre, poi io non ho ancora, ripeto, grandi esperienze da film, da protagonista, però insomma, l'unica che ho avuto è Forse stata l'ultima, veramente probabilmente, non lo sappiamo. l'ultima, probabilmente l'ultima, è stata bellissima sotto questo punto di vista. Ecco, poi vedremo se capiterà in futuro di fare altre cose, come andrà. A me altri colleghi hanno detto che il primo film sarebbe stato un incubo. Non l'ho vissuta così, nel senso, noi avevamo ancora un gruppo WhatsApp tra tutti quanti che si chiama Gruppo Gita Trentino, perché obiettivamente sembravato di stare nella gita del quinto superiore, eravamo tutti molto giovani anche di troupe, è stato divertente. In Brasile si chiama la saudade, io ce l'ho la saudade del 7, nel senso che a me, poi ne ho fatti altri e non ho mai più trovato quell'armonia, perché era la storia che volevo raccontare ed è come la volevo raccontare. È One More Emanuela Cacciavani, mi ha dato la possibilità di farlo anche Vision. Cioè, comunque fidarsi di due sceneggiatori esordienti, io e Giulia Uta, la regia esordiente, non è stato facile, soprattutto con un protagonista super esordiente, a cui però abbiamo tentato di incastrare e mettere attorno attori giovanissimi, che in realtà erano quasi tutti al terzo o quarto film. Quindi è stato brutto da dire, però è stato facile. Nel senso, io non ho mai provato la fatica, ho provato tanta paura all'inizio, però poi è stato quasi naturale perché la troupe ci ha portato, sia me e Tommaso, ci ha aiutato dove a volte avevamo delle mancanze, delle lacune, altre volte invece questo nostro entusiasmo, a volte immotivato, abbiamo trovato che trascinava un po' tutti quanti, perché noi fondamentalmente non sapevamo cosa stavamo facendo, ma lo stavamo facendo. Tipo il calabrone che non sa volare, però vola lo stesso. Sì, no, è vero, questa cosa è vera, cioè eravamo esaltati per ogni singola cosa, Anche troppo, Paola, anche troppo. anche Cioè. gli altri che magari erano, non so, facevano, per esempio, gli attori recitavano da più tempo, insomma, sì, un po' si stupivano del fatto che io fossi comunque sempre super eccitato di fare qualsiasi ciak, cioè, Io ho magari una era clip che cosa. utilizzo in sti giorni che un po' rappresenta sia Tommaso che il set. A un certo punto faccio rivedere una scena a Tommaso e Tommaso ride a dismisura e nel video dice: ma chi se ne frega se non fa ridere? A me fa ridere un sacco. E sta roba secondo me è rimasta un po' appiccicata alla pellicola, sta cosa che si vede che siamo tutti diventati veramente amici in generale. Quando mi hanno commissionato il film, effettivamente avevano chiesto un team movie. Mentre lo stavamo scrivendo ci siamo accorti che non, cioè non che non lo era, ma personaggi come quello di Katia Follesa, di Francesco Centorame, avevano una loro tridimensionalità talmente ampia che mi veniva voglia di raccontarli anche più di quanto doveva essere la storia di Marco. Cioè, a un certo punto, cioè, una delle parti più belle del film, secondo me, è quell'incastro tra fratelli in cui si aprono e si vanno a vedere al contrario, che è un po' l'essenza, in realtà, è un po' la cifra che spero mi venga data l'opportunità di continuare a fare questo mestiere. Però io sono dell'idea che alla fine, se hai una brutta, non puoi avere sempre una bellissima giornata, ci sarà sempre qualcosa che ti farà arrabbiare o viceversa, non può essere sempre brutta, ci sarà sempre qualcosa che ti fa sorridere. E questo film è un po' un'altalena, nel senso, è il momento esatto in cui fa tanto ridere, poi ti riporta giù, poi ti riporta su, come un po' la vita normale. Quindi ci hai preso, nel senso che lo definiscono teen movie, però secondo me è molto multistrato. Certo, parte i primi 50 come un film sulla maturità, un notte prima degli esami, però poi non dico che si appesantisce, però vuoi per la bravura di Tommaso, vuoi altro, perché gli interpreti poi ti hanno regalato quella cosa. Molto spesso abbiamo ricostruito delle scene durante, tipo quella della porta tra Katia e Tommy,
Tommy ha pescato dentro un dolore interno che io non sapevo che avesse, e Katia pure, quella roba era venuta, doveva essere molto più leggera, piena di battute. Invece il montaggio, il montatore Diego Capitani ha detto: da qui in poi il film secondo me può cambiare. Quindi ti dico, Paola, non è stato pensato prima dovesse essere così. In costruzione mi sono accorti che era molto di più di quello che speravo. Ci tengo a dire, sì, effettivamente che il film parla inizialmente di una storia di ragazzi, però secondo me lo fa, cioè, dalla storia principale poi si stratificano tanti altri spunti per ragionare, andando un po' a toccare tutti i target. Lo dico perché banalmente alla prima che abbiamo fatto, quando l'abbiamo visto al Festival del Cinema di Roma, da Alice nella città, io avevo portato varie persone di vari target, dai miei amici di Genova, mia mamma, mio fratello, mia nonna, e una persona per target si è commossa ad un determinato punto diverso del film e ha riso per cose diverse. E quello è stato bello perché, insomma, non so, ha aggregato un po' tutti, quindi, so, quello l'ho visto sulle persone a cui tengo che funziona un po' per tutti quanti. Allora, Marco è una versione veramente, cioè, abbiamo qualche punto in comune sicuramente. Lui è molto più puro, va molto più con l'istinto, è impulsivo. È a social, cioè non usa i social network, in un mondo che invece appunto va sempre di più in quella direzione. Allo stesso modo lui cerca l'amore vero, sembra quasi una cosa da boomer cercare l'amore vero a 18 anni, a 19 anni, e invece tutto il mondo appunto va un po' dall'altra parte. Abbiamo molte cose in comune, nel senso che anche lui è goffo, impacciato, è inizialmente timido, divertente, buffo. Io forse, se non avessi incontrato l'ironia lungo la mia vita e l'autoironia, sarei rimasto un Marco. Poi, crescendo, ovviamente devi un po' trovare delle armi per sopravvivere al mondo. Quindi uso l'ironia come maschera sempre per affrontare ogni cosa. Lui è più buffo che divertente, perché invece è riuscito Marco a mantenere quella sua purezza e impulsività, che però gli creano anche dei disagi, dei problemi, quindi si fa molto amare per questo motivo, però allo stesso tempo, insomma, vivere da così, in modo così puro in una società del genere è molto tosto, è molto difficile. Questo è veramente tratto da una storia vera, sto film. Cioè, un mio amico ha veramente sbagliato a chattare con una ragazza, gli è arrivata un'altra e si sono sposati la settimana scorsa. Tra l'altro, li ho anche sposati. Quindi, è tratto. Cioè, perché io sono molto più vecchio di Tommaso, io ho vissuto un po' tutto l'avvento dei social, da Facebook o altro. Quindi, sono ancora figlio di andare a citofonare le persone per dirgli scendere per andare a giocare a pallone. Quindi, io ho vissuto un po' tutto e ammetto di avere un po' quella nostalgia alla Stranger Things Mi piacevano molto più i rapporti prima nati dei social, nel senso li trovo molto più puri, più sorprendenti. Adesso mi sembra veramente che tutto è una slot machine, come racconta il personaggio, che scorri, scorri sperando che il contenuto superiore, successivo sia meglio dell'altro. Quindi io li vivo che mi ci sono adattato, non li ho mai amati, nel senso che su quello Marco lascia un po' Tommaso e piglia un po' una versione mia, nel senso che io a 19 anni volevo innamorarmi e tutti mi dicevano che ero un vecchio, quindi è quello. Li sopporto perché ci lavoro, però mi piaceva molto più il vis-à-vis. Adesso ci sono persone che fanno tutto su Instagram e poi dal vivo non sanno più che cacchio dirsi, è una cosa terrificante. In realtà io ho trovato la mia fortuna, diciamo, sui social, nel senso che li ho sempre usati come valvola di sfogo quando ero un po' più piccolo. Penso sia che la tecnologia in generale adesso venga usata da qualsiasi tipo di generazione un po' per scappare dalla realtà in ogni caso. Cioè lo fa la madre per cercare il compagno, chattare con gente sconosciuta e sentirsi magari un po' più giovane. Lo fa l'amico che non ha voglia di impegnarsi faccia a faccia con le relazioni e usa l'app di dating. Insomma, lo facevo io quando ero piccolo, io Tommaso, perché non mi sentivo abbastanza capito, amato, non lo so, nella realtà, e quindi dovevo raccontarmi sui social. Nasce da un disagio l'uso troppo forzato, diciamo, dei social. Poi, sia io che Nicola, per fortuna, per furbizia, per talento, non so, un mix di cose, siamo riusciti anche ad utilizzarlo e sfruttarlo senza farci sfruttare.
non è il caso di tutti. Molta gente purtroppo ci finisce un po' solo vittima. Io stesso ne sono vittima molte volte perché mi ritrovo a scrollare cose di cui non me ne frega niente per scappare dai compiti che devo fare realmente nel mondo. Però abbiamo anche la fortuna che ci lavoriamo e ci ha permesso di fare tante cose. Però è un esempio, è un caso unico, cioè mi rendo conto che in generale i social, per come vengono usati, non come potenziali, ma per come vengono usati dalla società, fanno molto più male che bene al giorno d'oggi. Hanno un potenziale enorme, però è veramente difficile da gestire, cioè ci vorrebbe una materia a scuola che ti insegnasse. Ho avuto fortuna perché avevo qualcosa da dire, avevo tanta gente che mi seguiva e quindi mi alienavo dalla realtà, ma nel frattempo creavo opportunità e poi a un certo punto sono riuscito a staccarmi e crescendo, anche aiutato dalla mia famiglia, ho capito bene che cosa avevo creato, come potevo utilizzarlo, adesso ho trovato il mio equilibrio. Però non nego che al tempo mi alienavo un po' proprio dalla realtà, no? Dal liceo, perché utilizzavo i social perché avevo troppa ansia sociale, troppa ansia delle verifiche delle materie a scuola. Poi per fortuna è andata bene, però no, magari alcune persone invece buttano semplicemente via anni della loro vita perché poi non fanno quello di lavoro, non usano i social di lavoro, ci si estraniano solo. È stato complicato nel senso che in sceneggiatura volevamo che ci fosse una. Tutto il film gira attorno al tempo perché è uno dei temi che mi piace più affrontare. Perché, come hai detto giusto tu, viviamo un po' una generazione in cui tutti si sentono in ritardo. Lessi un monologo in cui un ragazzo a 23 anni diceva: cosa devo farmene della mia vita? Io ho detto: cazzo, 23 anni fai una roba. Pensi una cosa del genere? Significa veramente che il Covid non ha aiutato su questo, innanzitutto. E non se ne è mai parlato abbastanza perché comunque al cinema non si vuole più ricordare quella cosa. Infatti noi c'è una battuta di Tommy che dice: io in DAD ho fatto fisica ma non so niente, perché effettivamente mio nipote non aveva fatto fisica in DAD, mi ha detto: io non so praticamente niente, ho tutte copiate le cose, quindi un giorno verremo curati da dottori laureati in DAD. Però scherzi a parte, volevamo che ci fosse un time block anche nella vita di Tommaso, e l'unico time block che in questo momento ci veniva in mente era la malattia, perché il personaggio di Asia, al contrario di Marco, che avrebbe più motivi di aver paura del tempo, non lo ha. Lei veramente gira un oggi, vive un oggi alla volta ed è contenta così. Quindi è stato complicato inserire il tipo di malattia, perché grazie a Dio la sindrome di Steinert è rarissimissima, ci sono solo dei casi in Canada, quelli che ti hanno la possibilità di addormentarti e non sapere se ti svegli il giorno dopo. Quindi in realtà volevamo proprio un qualcosa che in tutto il film Marco non fa che altro chiedere aria, lo fa 5 volte, ci vediamo domani, e lei un domani forse non ce l'ha anche, quindi gli risponde sempre domani, 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 fino a quando gli risponde proprio va bene, ci vediamo domani. Quindi è stato complicato infilarla, ma è stato quasi naturale. Nel senso, non volevo parlare di malattia, io volevo parlare di due diciannovenni su come si riflettessero sul tempo, come per loro il tempo fosse importante. Il rapporto tra le generazioni, secondo me, è molto riuscito perché non è banale. Cioè, ricalca ovviamente la mamma che rompe le scatole al figlio di studiare, che quindi, tra virgolette, il cliché, che però è reale, cioè è una cosa reale, però allo stesso tempo non si ferma lì, cioè va anche un po' oltre. Fa vedere come effettivamente sia importantissimo in molti casi anche parlarsi faccia a faccia, con per esempio il discorso che fanno Marco e la madre, oppure quando anche lo stesso dialogo che c'è fra Marco e suo fratello a un certo punto, cioè sono cose veramente che raramente vedi sviluppare magari all'interno di un film, perché molte volte si rimane in superficialità, la madre che dice al figlio di studiare, il figlio ribelle che non vuole studiare, il figlio col fratello che o è bullizzato perché è più grande, cioè invece qua c'è un po' una dinamica un pochino più vera, cioè va un po' più in profondità, e questo è stato bello anche da recitare, anche da rendere, perché ovviamente per recitare parti di quel tipo con persone appunto in un parti abbastanza intime, c'è bisogno di una reale connessione, e quindi quella cosa l'abbiamo creata davvero. Quindi è stato molto utile anche dal punto di vista umano. Bada. Allora, no, non è stata così terribile, però è stata tosta. Nel senso, è andata bene. Io andavo bene a scuola, studiavo, però il livello di ansia e di tensione che avevo prematurità. Non me la scordo facilmente, cioè è stata veramente importante.
Io ho sempre avuto, ho sempre sofferto di comunque ansia anche per le verifiche, la scuola, eccetera. Siamo in tanti, Pre tantissimi. prematurità, sì, veramente la sentivo tosta. Poi è andata bene, però l'ho vissuta molto male. Cioè, io non ho quel tutto, devo essere sincero, tutto quel romanticismo, notte prima degli esami, te la ricorderai tutta la vita, saranno momenti che rimpiangerai. Sono passati, non so, 4 anni. Col cazzo, cioè, no, ho odiato quel periodo, sono felice di esserlo passato. No, ovviamente Paola, sono ti ho detto che non stato cambiava da bene. personaggio, cioè No, se parla con infatti. No, Marco. vabbè, ma ce la tengo a dire la verità. No, non per tutti la maturità, poi io ho un ricordo che diventa bello nel tempo. Cioè, io ce l'ho come trauma che, oddio, Penso a talmente nessuno la acuita. maturità manchi, to proprio. Però c'è questa cosa che dopo anni, ah, però come eravamo alla maturità alla fine, io Guarda, in invece realtà ti arriverà a mancare più avanti, compenso. intorno ai 30, quella leggerezza Il dell'unica liceo mi manca parte. tantissimo, il Cioè, l'unica liceo in cosa che avevi era la generale, matematica. no? Il liceo tantissimo, i miei compagni, tutto, le giornate, le mattinate, alle 6 del mattino sveglio per prendere il treno, tutti stanchi, comunque mi manca. L'ansia pre-verifichetta, eccetera, ok, avevo anche di positivo, ma la maturità in sé, zero. Io ti direi che per orgoglio vorrei che non ci fosse un pubblico settoriale, nel senso che questo film è per me veramente per tutti, poi capiremo come andrà. Il messaggio lo dà il titolo, cioè noi. Ma io stesso, a me uno già una volta mi è servito perché io vivevo proiettato al giorno dopo rispetto al prima. Cioè se mi. Adesso io sto facendo questa intervista e sono felice di fare questa intervista. Prima l'avrei vissuta con ansia perché chissà poi che cosa avresti scritto tu Paola se mi fossi espresso bene. Invece ho imparato a vivermela molto più tranquilla. Cioè sono in ansia per il film, però effettivamente non posso più controllare nulla. Quindi va come deve andare. Noi ci siamo impegnati, quindi veramente un esortare le persone a viversi un oggi alla volta. Io me lo tatuerei, però non mi piacciono i tatuaggi. Però sì, però due persone della troupe lo hanno fatto dopo il film. Quindi il messaggio penso funzioni. Tommaso, vuoi aggiungere qualcosa? No, sì, la stessa cosa, il messaggio è chiaro e semplice, ma non è mai scontato, cioè, secondo me, cioè, tantissime volte sentiamo nella nostra vita persone, frasi, canzoni, libri che ci insegnano a dire focalizzati sul momento presente senza pensare troppo al futuro. Ecco, secondo me questo film ti fa veramente capire l'importanza, cioè ti arriva non solo la frase fatta che è lì così come titolo, ma ti fa entra nelle ossa quanto ne vale la pena. Quindi secondo me veramente dal bambino all'adulto può fare bene a tutti se visto e ascoltato in maniera appunto positiva e lucida, quindi può arrivare a chiunque, basta che sia pronto ad ascoltare il messaggio, ecco. Visto che avevo l'attenzione a 45 secondi, sarà complicato, però vediamo. Però sì, come hai detto tu, Paola, ha due anime questo film. Se superi brillantemente la prima parte dei 50, vieni catapultato in un altro film che secondo me merita, perché da lì in poi ci sono due o tre messaggi che varrebbero la pena che le persone ascoltano, specialmente una generazione che crede di essere veramente in ritardo. Centorama lo dice bene, non è una gara, perché io mi devo sentire in ritardo. Quindi magari veramente aiutasse soltanto una persona, avrebbe avuto senso fare questo film, quindi sì.